Ciao ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Come promesso, oggi facciamo il video dell'R8 solo come rover utilizzando le correzioni della rete gratuita della Lombardia, Spinglonas. Come kit utilizzerò un TSC2, un R8, una palina e un bipede per aiutarmi, appunto, essendo da sola, a utilizzare il tutto. Quello che vorrei dimostrare è l'utilizzo di questi R8 come può essere efficace per quanto riguarda le situazioni difficili, come per esempio vicino ad edifici, vicino ad alberi, e provandole anche in campo aperto, come per esempio adesso. Ci sono degli alberi, però comunque non coprono la visione del cielo. Ok, procediamo subito. Cercherò di farvi vedere il più possibile, anche se la luminosità è scarsa. Abbiamo acceso il TSC2 e ci connettiamo al nostro hotspot. Io utilizzo il mio telefono e infatti ecco qua, Sara. Teniamo premuto e connettiamo. Una volta impostato, aspettiamo che si connetta. Una volta effettuata la connessione, possiamo uscire e torniamo su Survey Controller. Io ho già avviato un lavoro, l'ho chiamato 1234. L'ho già configurato con la rete della Lombardia, quindi possiamo subito procedere. Per collegare il ricevitore andiamo su Controller, Controller, Bluetooth e selezioniamo l'R8 in questione, che quindi non è la base, ma è il rover. Accettiamo e aspettiamo che avvenga la connessione. Eccoci qua, vede già ben 17 satelliti. È vero, siamo in campo aperto, comunque è un gran numero. Tenete presente, ora vi mostro le sue particolarità, dal menu strumento, impostazioni ricevitore. Da qui vediamo che appunto ha 220 canali fisici e inoltre è abilitato, oltre che a GLONASS, anche a Galileo. Andiamo su rilevamento, rover, avvio rilevamento. Utilizzare la connessione internet esistente? Noi diciamo sì. Ed ecco qua che ci crea la lista dei mount point. Noi utilizziamo l'RTCM2 e aspettiamo che avvia il rilevamento. Una volta che l'inizializzazione è stata completata, possiamo andare su rilevamento, misura punti. Scegliamo il nome del punto. Tutto il resto possiamo lasciar stare, a parte l'altezza della palina, e io l'ho messa a 1,90. Confermiamo. E misuriamo. Come potete vedere è già in fisso. E procediamo con il punto 101. Proviamo a metterci vicino a un albero. Chiaramente questo è un albero non troppo folto, però comunque siamo belli attaccati. Vediamo come si comporta. Abbiamo 8 satelliti, quindi un numero buono, riusciamo ad andare in fisso e effettivamente battere il punto. Mi scuso perché abbiamo avuto problemi col microfono e a un certo punto ha smesso di registrare. In ogni caso parlerò io sopra. Mi sono spostata vicino alla GeoGlobex perché dovevo cambiare la batteria del TSC2 che si stava scaricando. Così ho voluto approfittarne e fare un video direttamente qua. Di fianco ho tanti capannoni e voglio vedere come si comporta il nostro R8 Model 3, nonostante sopra ha comunque il cielo aperto da cui ricevere i satelliti. Abbiamo 8 satelliti, quindi un numero buono, possiamo andare a battere il punto 112 e provare a spostarci un po' più vicino all'edificio. Anche qui vediamo come si comporta bene, abbiamo ancora il fisso, 6 satelliti, quindi sono leggermente diminuiti, ma riusciamo lo stesso a battere il punto, quindi procediamo. Avendo avuto questi grandi risultati, voglio provare a spostarmi dall'altra parte dell'edificio, dove al di sopra troviamo anche delle antenne che potrebbero infastidire il segnale parecchio, quindi andiamo a vedere come si comporta.
Anche in questa situazione, diciamo un po' al limite, si comporta molto bene, riusciamo a battere il punto, abbiamo un po' il PDOP scarso, però diciamo è anche comprensibile per la situazione. L'ultima prova che voglio fare è andare all'albero giù in fondo, che è un albero un po' più grosso, e vedere cosa può fare questo R8. E direi che anche sotto questo grande ostacolo si comporta benissimo e riusciamo a battere il punto anche stavolta. Missione compiuta, insomma. Finalmente sono ritornata in ufficio. Spero che il video vi sia stato utile e che abbiate potuto vedere le grandi potenzialità che hanno questi strumenti. Se siete interessati ad avere un preventivo sia per un base rover che per un rover, potete scrivermi direttamente, vi lascio il link in descrizione con tutti i nostri recapiti. Ricordatevi di iscrivervi al canale così non vi perdete ogni video che pubblichiamo, generalmente ogni venerdì. E vi ricordo anche che il prossimo video riguarderà il base rover dei GPS R8 Model 3, quindi non perdetevelo. Al prossimo!